Creare le caselle di posta incluse nel tuo dominio è facilissimo. Ti faccio vedere come fare. Ricorda che devi essere l'amministratore della posta del dominio, cioè devi avere la password della casella Postmaster. Se non sei tu, devi rivolgerti a lui. Collegati a webmail.aruba.it. Clicca in alto a destra su Gestisci caselle dominio, scrivi il nome del tuo dominio dopo la chiocciola e inserisci la password. Se l'hai dimenticata, puoi cliccare sul link. La guida ti spiegherà come recuperarla. Di default, la password è la stessa dello username chiocciolaruba.it con il quale gestisci il dominio. In questo video ti parlo della procedura tramite Webmail Smart, quindi seleziona versione Smart e clicca Accedi. Quando sei dentro, clicca in alto a sinistra sul pulsante più casella per cominciare la creazione guidata. Indica per prima cosa l'indirizzo che deve avere la casella. Ovviamente, dopo la chiocciola ci sarà il nome del tuo dominio. Nel campo successivo, indica il nome della casella. Questo dato serve solo a individuare la nuova casella dall'elenco in Webmail. Se hai creato uno o più template con impostazioni predefinite per le caselle, puoi applicarlo a questa nuova casella. Se non l'hai fatto, non vedrai questo campo. Ora scegli la password. Per la tua sicurezza, trovi a destra i requisiti che deve avere. Man mano che la digiti, diventeranno verdi tutti quelli soddisfatti. Il pannello ti dà un giudizio sull'efficacia della password scelta. Se tutto è ok, ripetila nel campo successivo. Nel terzo step, puoi scegliere se vuoi che l'utente possa reimpostare la password in autonomia. Questa impostazione è utilissima se stai creando la casella per qualcun altro e vuoi evitare che l'utilizzatore debba passare per te se perde la password. Se metti lo stato su attivo, quando la persona a cui è destinata la casella entrerà in Webmail, gli verrà chiesto di inserire un suo indirizzo per il recupero. Se gli occorreranno maggiori informazioni, potrà consultare la guida, indicare o modificare l'indirizzo email di recupero password della casella. Per maggiore sicurezza e per la privacy dell'utente finale, puoi spostare su Attivo il selettore in Reimposta password al primo accesso. In questo modo, quando la persona accederà per la prima volta, dovrà necessariamente personalizzare la password usandone una scelta da lui. Ci siamo quasi! Attraverso quest'ultimo passaggio puoi aiutare chi utilizzerà la casella inviandogli un'email di benvenuto con il riepilogo delle istruzioni per l'utilizzo della posta Aruba e puoi dargli i tuoi recapiti nel caso abbia bisogno di contattarti. Quando hai finito, clicca Crea casella e il gioco è fatto! Tornato all'elenco delle caselle, la trovi già pronta.